Il nuovo Peugeot 3008, incarnazione della più recente evoluzione tecnica e stilistica del marchio francese, porta in dote anche il concetto di Power of Choice, ovvero la possibilità di sceglierlo in diverse alimentazioni, tra cui anche la tanto attesa motorizzazione plug-in hybrid che può essere scelta in configurazione a 4 ruote motrici. Si chiama Hybrid 4 e vanta ben 300 cavalli complessivi che garantiscono prestazioni superlative al nuovo 3008. Una motivazione più che valida per intraprendere quindi un viaggio in una delle più celebri valli alpine, la Valle Camonica. Questo territorio, dal 1979 riconosciuto come patrimonio mondiale dell'UNESCO, occupa una consistente porzione delle Alpi centrali, nella Lombardia orientale, e si estende dal lago di Iseo fino al passo del Tonale. Quest'ultima località è la meta ideale per il nuovo Peugeot 3008 Hybrid 4. La scelta del percorso non è casuale. Ci aspettano i tipici tornanti di montagna, in particolare nel tratto stradale che collega il centro abitato di Ponte di Legno con il Passo del Tonale. 625 metri di dislivello, costellati in parte da neve e ghiaccio. L'occasione è quindi propizia per apprezzare la combinazione tra la propulsione ibrida e le 4 ruote motrici. L'efficienza e la potenza sono garantite dal motore PureTech benzina da 200 cavalli e dai due motori elettrici, uno anteriore accoppiato al cambio EEAT8 che sviluppa 110 cavalli e il secondo posizionato sull'asse posteriore che sviluppa 112 cavalli. 300 cavalli complessivi che restituiscono un brio insospettabile al SUV del Leone, in grado di bruciare il classico 0-100 in meno di 6 secondi e di effettuare sorpassi quasi in un battito di ciglia. A rendere la guida del nuovo Peugeot 3008 particolarmente sicura anche in queste condizioni, contribuisce sicuramente la trazione sulle 4 ruote, elemento che permette oltretutto di scaricare al meglio la grande potenza di cui è dotato questo 3008 Hybrid 4. La nuova e specifica sospensione posteriore Multilink è poi un elemento molto importante che esalta il comfort e il piacere di guida, per un'esperienza di guida che si eleva ulteriormente. Peugeot 3008 Hybrid 4 è dotato di una batteria agli ioni di litio dalla capacità di 13,2 kW e una ricarica completa tramite una wall box da 7,4 kW può essere completata in 1 ora e 45 minuti, mentre se utilizziamo una presa standard di casa da circa 2 kW, il tempo di ricarica è di 7 ore, meno di una notte quindi. Un metodo per personalizzare ulteriormente questo viaggio è dato dalla possibilità di poter selezionare differenti modalità di guida tra Electric, Hybrid, Sport e 4WD, ciascuna in grado di interpretare al meglio ogni singola volontà del guidatore. All'avviamento, nuovo 3008 Hybrid 4 parte in automatico in modalità 100% elettrica, sfruttando quindi la capacità della batteria che gli permette di arrivare a percorrere quasi 60 km senza mai accendere il motore termico. Esaurita la carica, il sistema si commuta in modalità hybrid, sfruttando l'azione sinergica di tutti e tre i motori, recuperando energia in rilascio ed in frenata e reimpiegandola successivamente. Quella Sport rende l'auto estremamente reattiva ai comandi dell'acceleratore ed esalta ancor più il dinamismo. La 4WD, come lascia intendere, attiva permanentemente la trazione sulle 4 ruote. In aggiunta, se si volesse, dal nuovo schermo touch da 10 pollici HD si può attivare la funzione eSave, che mette a riserva una parte della carica di batteria, magari per affrontare alla fine di un viaggio di trasferimento l'ingresso in un centro cittadino a zero emissioni. La guida sulle strade impegnative che ci portano al Passo del Tonale, al confine tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è un ottimo banco di prova per sperimentare anche gli ADAS in dotazione a Peugeot 3008 Hybrid 4, tra i quali spicca il Night Vision, unico modello a offrirlo nel suo segmento. Si tratta di una raffinata tecnologia che, grazie ad una camera termografica, permette di rilevare esseri viventi nell'oscurità, ben oltre quanto possa fare l'occhio umano, pur aiutato dai potenti fari full LED di cui è dotato. Nuovo 3008 può vantare un livello di guida autonomo di tipo 2, il massimo oggi concesso dalla legge, e grazie a questa tecnologia esclusiva aumenta ancor più la distanza tecnologica dalla concorrenza. Il nuovo Peugeot 3008 combina sapientemente il tema estetico con l'efficienza e la funzionalità. Accade anche con i fari anteriori, rinnovati e ridisegnati,
dotati della tecnologia LED sin dal primo livello di allestimento della gamma e ampliati dalle luci di marcia diurne a forma di artiglio con punta cromata. Sugli allestimenti superiori i fari full LED offrono un aspetto ancora più evoluto e tecnologico, grazie alla firma luminosa estesa alla funzione di illuminazione dell'interno curva, aumentando la visibilità quando si affrontano strade ricche di curve e con scarsa illuminazione. Di grande rilievo è anche la nuova funzione modalità nebbia, che ha sostituito i fan di nebbia grazie all'accensione con intensità ridotta degli anabbaglianti, integrati nei proiettori full LED. Un altro dei tanti elementi preziosi che hanno reso il viaggio a bordo di nuovo Peugeot 3008 Hybrid 4 davvero sicuro, ma anche molto appagante. Una motorizzazione che mette d'accordo sia chi cerca lo stato dell'arte della tecnologia ibrida ricaricabile per consumi ed emissioni ridottissimi, sia chi cerca un SUV dalle grandissime prestazioni e che mette sul piatto una perfetta integrazione dai tre motori presenti a bordo.